Nel giorno del primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, nelle strade di Napoli migliaia hanno sfilato fino a Piazza Municipio per chiedere il cessate il fuoco e la pace. Studenti, associazioni e istituzioni insieme nella grande manifestazione organizzata da Comune, Arcidiocesi e Comunità di Sant'Egidio. Napoli ha accolto tantissimi, tantissime famiglie, tantissimi bambini. Ed è vicina al popolo ucraino che ha sofferto e che sta soffrendo questa durissima prova. È possibile che con tutti i trattati che abbiamo fatto, con tutte le carte internazionali e gli accordi, noi arriviamo a pensare solo di risolvere i problemi partendo da quante armi hai tu e quante armi ho io? È anche scomparsa la generazione che portava la memoria dell'orrore della guerra mondiale e i testimoni della Shoah che ci dicevano come nella guerra possono avvenire le cose più orribili. Dopo un anno non si è fatto nessun sforzo serio in Ucraina per mettersi al tavolo e parlo di tutti, parlo di Putin, di Biden, della NATO. Tante anche le testimonianze di ragazze e ragazzi ucraini, colpisce in particolare quella di Olena. Il suo è un durissimo sfogo contro l'invasore. I russi innanzitutto voglio dire che sono degli infami, perché moltissimi hanno iniziato a dire che l'Ucraina è colpevole di questa guerra, moltissimi hanno iniziato a dire che sono siamo noi comunque che abbiamo progettato l'attacco alla Russia ovviamente, e hanno detto un sacco di cose, cioè, proprio senza senso.